È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Con Mister Ciaramella per il nostro appuntamento settimanale, ormai possiamo dire, per parlare di calciomercato più che di prossima partita, di cui parleremo alla fine. Mister, calciomercato, il San Tommaso ha preso Amendola, ha preso qualche altra cosa in difesa, ma il mercato non è finito assolutamente. Sì, no, Amendola ancora non l'abbiamo preso, lo stiamo trattando, è ancora la proprietà della Scafatese. Aveva un accordo fino a dicembre con la Scafatese, speriamo che riesca a liberarsi, sicuramente è un portiere importante per noi, che ne abbiamo bisogno. Per il resto tutte trattative, forse l'unica certezza è Amendola, che oggi dovrebbe venire al campo e firmare, questa è l'unica certezza, per il resto solo trattative. Trattative però che portano a parlare di Sorrentino, portano a parlare, qualcuno ha vociferato di Agata, qualcuno ha vociferato di un attaccante importante, e cosa c'è di vero in tutto questo? E senza nomi, qual è la trattativa più importante? Ma noi sia Sorrentino che Agata l'abbiamo contattato, a tutte e due, però Agata è andato al Savoia, Sorrentino non si muove dall'Accadia, quindi sono due trattative saltate. Tu sai benissimo che in questo periodo è molto complicato con i giocatori, perché poi dipende anche dalla volontà della società a lasciarli. E abbiamo tante trattative intavolate, speriamo di concluderle qualcuno prima di domenica, in modo da puntellare un po' questa squadra che ha bisogno di giocatori nuovi. Domenica incontro importante, forse decisivo per risalire la china in classifica, anche perché in Coppa Italia avete dimostrato di essere una buona squadra. Sì, no, i ragazzi stanno crescendo molto, te lo dissi già mercoledì, è una squadra che ha bisogno ancora di lavorare tanto, di applicarsi tanto negli allenamenti, e chiaramente hanno bisogno, anche essendo una squadra molto giovane, hanno bisogno anche di qualche guida più esperta in mezzo al campo, sia in difesa sia a centrocampo, e soprattutto un attaccante che è una prima punta, che purtroppo in questo momento si fa fatica a trovare, perché da Cirano da solo non può stare. Speriamo, ripeto, di poter mettere dentro questi giocatori e poi risalire alla china, anche se domenica è una partita molto importante sicuramente, ma non decisiva, non che ci possa precludere il nostro futuro. Mister, spostiamo il discorso sulle altre squadre, mercato che è già in fermento per tante squadre. Simone Cioffi passa al Sorrento, fa un salto veramente in avanti notevole, però l'Ebolitana acquista Pecora, si parla di Tarallo, anche lo stesso Sorrento, Fontana Rosa, Vitale, diciamo che lassù è un mercato importantissimo, e considerando che domenica c'è Nola Sorrento, sicuramente sarà una partita chiave per il futuro. Sì, tutte le squadre si stanno rafforzando, poi bisogna sempre vedere, perché per esperienze passate non sempre quando tu a dicembre compri i giocatori e stravolgi un po' l'assetto di una squadra porta benefici sia in campo sia soprattutto negli spogliatoi, nello spogliatoio, perché poi alla fine quello che conta nel calcio, sai benissimo, sono gli equilibri negli spogliatoi, e questo è molto importante, salvaguardare questo aspetto da parte di chi opera. Credo che Vitale sia un valore aggiunto per il Sorrento, come lo potrebbe essere Tarallo per l'Ebolitana. Anche se le altre squadre sono squadre attrezzate, queste due hanno qualcosina in più e alla fine si contenderanno loro due l'accesso diretto in Serie D. Un'ultima domanda sul Cervinara, è d'obbligo. Cervinara, che ricordiamo, per chi non lo sapesse, costruito da Mister Ciaramella. Mister, Cervinara ha perso Simone Cioffi, ha acquistato Calabrese, però al di là di tutto ha perso Russolillo per 50 giorni per un stiramento, diciamo, sta trattando Bovino, Saurino, tanti giocatori, però la cosa che preoccupa è che a mio parere c'è stata una piccola involuzione soprattutto nel gioco, questo forse è il mal di alta quota. Ma chiaramente con un modo di lavorare diverso è chiaro che la squadra col tempo può aver diciamo dimenticato un certo tipo di gioco, ma sicuramente ha acquistato con un allenatore con idee diverse, un'altra mentalità, quindi è chiaro che ogni allenatore ha le sue idee e vanno rispettate. Mi spiace per Russolillo questo infortunio che ha avuto, perché è un giocatore molto importante nell'economia del gioco, come lo è Simone Cioffi, che ne approfitto per fargli un grande in bocca al lupo, perché è un ragazzo che abbiamo vissuto insieme l'anno scorso un finale di stagione
entusiasmante. Gli auguro grande fortuna perché se lo merita, un giocatore importante, importante, importante. Penso che dimostrerà a Sorrento tutto il suo valore, anche perché ci è arrivato un'età matura. Forse prima, quando successe a Ischia, era ancora un ragazzino, ancora non capiva l'importanza di stare in certi contesti. Oggi ci arriva con una certa maturità e la società, bisogna anche ringraziare la società che gli ha dato questa opportunità, perché per un cervinarese, capitano, bandiera di questa squadra, lasciare Cervinara sicuramente non sarà un vuoto facilmente colmabile.